Ciao a tutti, bentrovati. Siamo a lunedì 22 marzo. Abbiamo iniziato ieri con la quinta domenica di Quaresima, la quinta settimana che ci porta alla Settimana Santa. Viviamola con grande gioia, con grande intensità. Il tema di oggi, di questo lunedì, è Nella vigna del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. E disse loro, andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. La domanda, sei pieno di pretese o ti accontenti di quello che hai? Il Vangelo è molto bello, è la parabola dei vignaioli che vanno a lavorare nella vigna alle diverse ore del giorno. E alla fine sapete come si conclude questo Vangelo, si arrabbiano i lavoratori della prima ora con quelli dell'ultima ora, o meglio con il padrone, perché? Perché ha dato la stessa paga a tutti, anche agli ultimi arrivati. La domanda ce lo dice, accontentati di quello che hai, non essere invidioso se qualcuno ha di più di te e non essere invidioso se uno è buono con gli altri e li tratta bene, nonostante le tue visioni distorte della realtà. È un tema molto importante questo. A Gesù sta molto a cuore questo tema. Pensate anche alla parabola del Padre Buono. È alla fine della parabola il senso della stessa. Quando il figlio maggiore si lamenta perché il padre è stato buono con il figlio che le ha combinate grosse. E chi si sente a posto, e chi si sente più bravo degli altri, e che crea problema a volte nella famiglia, anche nella comunità civile e anche ecclesiale. Accontentiamoci della grazia del Signore, che è al punto giusto per ogni persona. Non ne abbiamo né più né meno, ma quella che ci serve, una misura buona, ricca, pigiata, abbondante, ci è riversata nel grembo, ricordate Gesù? E questo ci basta come cibo quotidiano per andare avanti. La tua paga, Signore, è la tua tenerezza, è il tuo amore per noi. Abbiamo celebrato la settimana scorsa la festa del papà. Io ho avuto la fortuna di festeggiare la mia mamma e il mio papà, proprio perché anche... E ha fatto anche il papà il compleanno ieri, e quando i nostri genitori fanno gli anni o c'è la festa della mamma, la festa del papà, dire Signore mi hai dato delle persone buone accanto che mi hanno dato la vita e continuano a darmi la vita, a consumarsi per me, e ogni giorno mi basta quel poco. E i nostri genitori, ho fatto l'esempio dei miei, ma voi potete farlo dei vostri, sono quella presenza quotidiana, amorevole di Dio che non ci fa mancare nulla e ci accontentiamo perché abbiamo tutto alla fine. Preghiamo insieme. Signore, ci colpisce la tua ricerca di lavoratori all'alba, al tramonto e il tuo modo di pagare cominciando dagli ultimi. Il tuo cuore di misericordia è la misura della paga. Noi pensiamo a volte di essere tra gli operai della prima ora, ma tu ci metti tra i poveri, i lontani, per mostrarci che il criterio del tuo regno è la gratuità. Fa che la nostra esistenza si spalanchi alla totalità del tuo amore, che tutto dona. Per i più piccoli, in Colombia, per andare a scuola, non prendiamo l'autobus, ma la teleferica. Ci sono in alcune parti del mondo diverse conformazioni geografiche delle città. E questo bimbo che ci racconta la sua esperienza, probabilmente sta a valle, deve andare in alto dove c'è la sua scuola. Quante usanze, quanti modi diversi, chi va a piedi, chi va in bicicletta, chi va in pullman, chi va in autobus, chi va in macchina, chi va in teleferica. Andate a scoprire qualcosa di più con il codice QR, bambini. C'è un lavoretto che vi attende anche oggi. Il Signore sia con voi.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un grande abbraccio, ci vediamo domani.